Le prime notizie sull'insediamento di Fratta vengono fornite dalla tradizione che propone la fondazione del sito a seguito della battaglia del Trasimeno del 217 a.C., ipotizzando l'identificazione di Umbertide con il pagus romano Pitulum, ovvero un distretto territoriale rurale delimitato il cui centro era il vicus, cioè il villaggio. Mancano tuttavia riscontri archeologici che attestino effettivamente la tradizione. Infatti, le uniche testimonianze materiali si devono ai rinvenimenti di età protostorica provenienti dal territorio circostante e raccolti tra il 1800 e il 1900 da aristocratici umbertidesi legati alla nobiltà perugina del tempo. Per individuare una fase propriamente relativa all'età romana, si deve spostare l'attenzione alla zona urbana posta tra il torrente Reggia e la Rocca. Tra febbraio e novembre 2010, sono state condotte delle indagini archeologiche da cui sono emersi i resti di un sepolcreto di età romana, legato ad un piccolo insediamento produttivo posto a controllo del corso fluviale e quindi della gestione delle merci. Dell'area funeraria rimanevano i resti di una tomba fossa, oggi interrata, che presentava evidenti residui di bruciatura, ricondotte dai archeologi ad un ustrinum e alcuni frammentari reperti di ceramica di età romana, forse pertinenti al corredo del defunto. Lo scavo può datarsi tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. ed è un'importante testimonianza archeologica di una fase insediativa di Umbertide ancora per lo più sconosciuta. Sono inoltre emerse parti di muratura da ricondurre alla rampa di accesso della porta del soccorso, che un tempo doveva consentire l'ingresso al borgo attraverso la rocca dal circuito murario esterno. Se poco è noto della fase più antica, diverso invece per l'età medievale. Le uniche testimonianze certamente sicure, notificate da fonti del tempo, sono infatti quelle relative alla sottomissione di Fratta al comune di Perugia, stipulata il 12 febbraio 1189, una delle prime in tutto il territorio perugino. Con questo contratto si specificavano gli impegni e gli obblighi ai quali Fracta Filorum Uberti, questo è il primo nome certo di Umbertide, si dovette sottoporre. Nonostante la dipendenza da Perugia, intorno al 1370 Fratta avanzò la richiesta di costruire una fortificazione cittadina su progetto di Angelo di Cecco, detto il Trocascio, innestandola sulle mura est del castrum. Nasce così la Rocca. La Rocca trecentesca presentava un corpo principale costituito da una torre di pianta quadrangolare posta al centro del complesso fortificato ed emergente dalla cinta muraria, con due torrioni laterali di diversa altezza e un terzo torrione quadrato, tutti di più piccole dimensioni rispetto alla torre. L'edificio è oggi provvisto di una grossa merlatura piatta, ornata di beccatelli aperti con feritoie e caditoie alternati. Internamente la fortezza è ripartita in molte stanze, poiché venne impiegata anche come abitazione. I diversi piani sono collegati da scale interne molto strette e ripide che giungono fino alla sommità della torre più alta. Spostandoci verso la piazza principale per giungere alla prima sosta di Girogustando, si attraversa uno spazio in cui insisteva la navata centrale della ormai scomparsa chiesa di San Giovanni, uno degli edifici religiosi più importanti della città. La chiesa, abbattuta alla fine del 1700 per lasciare spazio alla nuova viabilità cittadina, era stata eretta nel 1200 in stile romanico. Di questa oggi resta soltanto il piccolo campanile a doppio ordine che sovrasta ancora il palazzo posto sulla destra, mentre non rimangono tracce del più noto voltone di San Giovanni, che fungeva da ingresso verso la piazza. Allora, noi abbiamo optato per un legume, dato che l'Umbria comunque è una regione dove si producono legumi, è una crema di ceci con un guanciale arrostito, e poi una pappa al pomodoro, un piatto povero della tradizione, diciamo, contadina, con una salsa di basilico.
Percorrendo i vicoli più marginali e tipici del borgo di Fratta, si arriva alla Torre di Betto, un'odierna abitazione che insiste sulla base di uno dei torrioni che fungeva da baluardo laterale al perimetro delle mura circostanti la reggia. Il torrione, seguendo il destino della maggior parte delle fortificazioni di età medievale, venne resecato una volta venuta meno la funzione difensiva. Nel quartiere di Piazza 25 Aprile, un tempo interessato dalla presenza di abitazioni, venne inaugurato nel maggio 1719, in occasione della festa di San Bernardino, il Monte Frumentario, uno spazio di distribuzione di provviste e grano per i poveri, a cui venne a seguito affiancato il Monte dei Pegni. Ma la piazza è tristemente nota agli umbertidesi per il bombardamento del 1944. Durante la Seconda Guerra Mondiale morirono 70 residenti della piazza sotto le bombe degli alleati intenzionati a fermare le truppe tedesche in ritirata. Il tour prosegue alla volta del Borgo Inferiore, l'area della città nota per la presenza delle botteghe artigiane di produzione dei filati, dei metalli e dei molini. Tra gli elementi più significativi va ricordato il sito nel quale si suppone avesse sede la Gualchiera, un macchinario preindustriale usato per la manifattura della lana. Vicino si trovano inoltre i lavatoi pubblici. Risalendo verso Piazza San Francesco si trova l'omonima porta costruita nel 1612. Sopra la porta, entro una lunetta, si individua un affresco, oggi quasi totalmente perduto, dei primi del 1500. Eseguito in occasione della festa dell'Ascensione della Madonna, ha come tema una Madonna in gloria con angeli e santi. Dei tre edifici di culto che si trovano nella piazza, il più antico è la chiesa trecentesca di San Francesco, con facciate in conci e portale gotico, mentre all'interno mostra caratteri barocchi. A questa chiesa era annesso anche un chiostro con portico poggiante su pilastri. Dalla chiesa partivano i cortei della prima domenica dopo Pasqua, che arrivavano fino alla pieve di Romeggio. Accanto si trova la chiesa di San Bernardino, piccolo oratorio che la tradizione vuole fondato direttamente dal frate predicatore. La scoperta in facciata di una bifora romanica nel 2006, a seguito dei lavori di sistemazione dello spazio culturale, permette di avanzare ipotesi sul reimpiego di una struttura preesistente. La chiesa di Santa Croce, in fattezze barocche, ospita da tempo la sede museale cittadina. Ad essa era annesso l'ospedale di Santa Croce, che apparteneva alla confraternita omonima. Era gestito da un ospedaliere che seguiva i malati, accudiva i ricoverati e li assisteva, ma si occupava soprattutto della gestione dei locali e di lavare la biancheria sporca. Dopo aver effettuato la seconda sosta, il tour riparte alla volta del Borgo Superiore. Ci fermiamo nell'odierna piazza del comune cittadino per ammirare il Palazzo Sorbello, edificio nobiliare settecentesco rilevato dalla famiglia Mavarelli e ceduto nel 1840 al comune come sede stabile dell'amministrazione. Poco distante, l'attuale sede del teatro, che divenne tale solo dopo lo spostamento del comune in piazza Matteotti, nella prima metà dell'Ottocento. Prima di allora l'associazione teatrale, Accademia degli Enestabili, che si era costituita già all'inizio del Seicento per piccoli spettacoli, non aveva una sede fissa, ma utilizzava gli spazi del palazzo prestati dall'amministrazione. L'Accademia aveva l'obbligo di allestire almeno una commedia all'anno per la stagione del Carnevale. A fine dell'Ottocento cambiarono nome i Riuniti. Proseguendo la marcia verso l'area posta tra la Piaggiola ed il Boccaiolo, va ricordata la Porta della Campana posta all'inizio della discesa denominata Piaggiola. La controporta della campana
che suonava in modo differente a seconda delle necessità di adunanza o di avvertimento, fu abbattuta nel 1819. Questa zona cittadina è nota per l'alta densità di enti religiosi presenti, oggi celati dietro una trasformazione urbana che non lascia spazio all'immaginazione. Grottino con le carciofi, sono delle pizzettine fatte da noi con il pomodoro, un classico. Qui sono dei vignai salati, tutte le ripete con il tonno. Uno c'è della salsina sopra e con il parmigiano, e l'altro mi piace ripete il formaggio e il. E questa invece è la parte della tocca. L'ultima sosta ci riporta al punto di partenza sotto la rocca, sede del Foro Boario fino al 1940.